La parte chiaramente sulla ripartenza del cantiere è importante, per noi andava assolutamente tenuta insieme con una risposta alle imprese che hanno lavorato fino ad oggi. Come ho detto prima, su quell'asfalto c'è il loro lavoro, il loro denaro. Abbiamo fatto questo secondo incontro, alla fine la sostanza è quella di attivare un tavolo tecnico per trovare la soluzione, un po' come ha detto il ministro Toninelli, partendo dall'idea di dare aiuti alle imprese che hanno subito la crisi dell'edilizia in Italia, perché se 9 delle 15 principali imprese sono finite in concordato, in fallimento e via dicendo, è chiaro che è un sistema che ha subito un contraccolpo bestiale, perché si parte dalla grande impresa, si finisce nelle imprese locali, quelle del nostro territorio e il territorio di tutta Italia. Quindi lavorare su questo punto di vista, su una prospettiva chiaramente che è quello dell'aiuto, e noi ci abbiamo aggiunto un altro carico, cioè siamo qui dentro nell'area del cratere, siamo la regione che ha 45.000 edifici danneggiati, 30.000 sfollati, cioè situazioni che poi si sommano anche quelle dell'Umbria, per carità, di tale gravità che dovrebbero anche facilitare il percorso in confronto dell'Europa per superare l'ostacolo degli aiuti di Stato. Serve una risposta rapida, perché noi siamo convintissimi che la riapertura dei cantieri in realtà passa attraverso questa risposta, che le due cose stanno insieme. L'illusione che uno possa partire e l'altro rimanere irrisolto è un errore. Confidiamo che questo tavolo venga aperto il prima possibile, perché vogliamo dare appieno il nostro contributo.